Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi puliamo insieme. Vi lascio il Mi video. raccomando, Iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram. Tornata da fare la spesa, vi faccio vedere al volo quello che ho comprato. Non è tantissima roba, anzi un pochino è, e era tutta roba che mancava per casa e mi hanno chiesto di comprare. Allora, innanzitutto due hamburger di prosciutto Coop. Sono stata alla Coop e ho fatto un salto al volo anche alla Conad perché avevo dimenticato alcune cose. Comunque due hamburger di prosciutto Coop. Poi ho preso i pomodorini ciliegino, questi che sono 500 grammi, 10 uova d'allevamento a terra, queste qui bianche. Poi ho preso due macinato misto di bovino per il ragù, perché faremo le lasagne. Infatti ho preso anche due pasta fresca per fare le lasagne, appunto. Ho preso due mozzarelle Coop. Io quando le mangio preferisco mangiare sempre quelle senza lattosio, comunque, cioè, non è che sto male se mangio quelle classiche. Una pasta per la pizza, tipo pasta sfoglia, questa appunto l'ho presa alla Conad perché mi ero dimenticata. Poi ho preso la mortadella Coop, il prosciutto della Coop e il prosciutto crudo, sempre della Coop. Ho preso gli spinaci che erano scontati del 20% già cotti. Poi ho preso quattro cappellotti, sarebbero insomma tortellini con il prosciutto, questi qua, che secondo me sono molto buoni. Allora, intanto rimetto questa roba in frigo e poi vi faccio vedere Poi vi il faccio vedere resto. il restante della carne che ho preso.
Allora, questo filetto di suino che a me non piace. Poi ho preso la salsiccia, anche questa alla Conad. Poi, sempre alla Conad, ho preso la bistecca di bovino adulto 2. Anche a me, insomma, non è che piace molto questa. E poi ho preso il mega trancio da 1,1 kg di tacchino. Ok, passiamo alla roba non di frigo. E ho preso i ceci Coop, di cui io me ne sono innamorata, non mi piacevano. Ora tipo vado avanti a ceci. Poi ho preso il latte parzialmente scremato, questo della Coop, che bevono a casa mia, e questi che bevo io, uno grande e uno piccolo, senza lattosio, della Zimil. Tappo verde perché è senza grassi. Poi ho preso due passate di pomodoro, queste qui della Coop. Poi ho preso i nascondini che mangia mia sorella. Poi ho preso le gallette di mais biologiche, queste qui della Viviverde, che devo dire che sono buone. Poi ho preso le noci di Sorrento perché erano a sconto e noi ne stiamo mangiando tanto ultimamente. Poi ho preso il panettone senza canditi. Poi il pandoro con cioccolata fondente extra. E poi, da portare a mia zia questo panettone, pere e cioccolato. Basta, la mia spesa è terminata.